telespettatori, buona giornata. Siamo ad Ostia Antica, nel Borgo Antico, e questa è la porta del borgo medievale della Rocca di Giulio II. Entriamo. Questo è il borgo originale del 1480, quindi siamo in pieno Medioevo, c'è la chiesa, il borgo è intatto, dove hanno aggirato anche diversi film. Adesso andremo a entrare nel castello di Giulio II, che è assolutamente un castello intatto. Nel borgo del castello di Giulio II. Camminiamo di qua. Queste sono case del 1480, quindi siamo nell'alto Medioevo. Questa è la chiesa. Dietro c'era gli alloggi, la casa dei sacerdoti. Se guardate le mura di questa casa, hanno dei contrafforti. Questi contrafforti qui che sono inclinati. Guardate che bella questa porta. Questa porta, questa via. Qui più o meno è come si vedeva a fine del 1400, un'epoca decisamente pericolosa. Guardate che bella questa stradina. Adesso proviamo poi a tornare lì. Questa è un'altra porta del borgo del castello. Proviamo a passare di qui. Questa è la piazza della Rocca. Ecco, qui siamo all'entrata del castello medievale di Giulio II. Il signor cameraman mi segua. Credo che queste sono le segrete, vedete? Qui c'è una porta antica. Forse queste sono delle prigioni. Queste sono delle finestre per far salire comunque l'aria. E vediamo qua che ci sono delle voci. Saranno fantasmi? Non si sa.
proviamo ad andare di qua. Ah, qua ci sono delle scale, le vediamo dopo. Proviamo di qua. Vieni, seguimi. Grazie. Queste dovevano essere delle stanze, guardate lo spessore dei muri, sarà un metro e mezzo di spessore, chissà qui, magari c'era un armadio a muro. Questa è una stanza, non sappiamo adibita a che cosa, piano quando muovi. Ok, vediamo che c'è qui una porta di ferro, quindi chissà. Andiamo con i sotterranei del castello e vediamo a dove ci portano. Qui vediamo che c'è questa, guardate. Questa feritoia era fatta per mettere il fucile o un'arma nel Medioevo, un piccolo cannoncino. Vedete, questa è la tipica feritoia dove si mettevano le armi. Quindi questo è un posto di guardia del castello. Proseguiamo per i sotterranei e vediamo dove ci porta. Questo è un altro posto di guardia che poi è stato modificato nel tempo, vedete, hanno messo un altro muro, ci sono dei resti di colonne. Proseguiamo nei sotterranei del castello. Un altro posto di guardia. Queste sono sempre feritoie. E qui c'è un ambiente con una piattaforma. Non so se era una cisterna per... Qui c'era una cisterna per l'acqua. Ho un forno. Vediamo che qua ci sono altre postazioni difensive qui dentro. Questa è un'altra postazione difensiva che prendeva un altro angolo di visuale del castello. Il castello è abbastanza un labirinto perché siamo venuti da questa direzione e proseguiamo per i sotterranei e vediamo che qui sotto, da quello che si capisce, erano tutte delle postazioni militari per la difesa del castello, quindi non è una cantina di vini ma è un posto difensivo. Vedete che qui c'è un posto di guardia, qui c'è una porta e qui dietro c'era un soldato dove metteva la sua arma e puntava l'arma verso il fondo di questo corridoio. Quindi qui c'era una porta di ferro e da qua un militare vedeva cosa succedeva, chi stava per arrivare, perché qui probabilmente c'era uno degli accessi al castello. Guardate che bella che è questa scala a chiocciola di pietra che arriva su di 3 o 4 piani in quella che è una delle torri del castello. Questo è il cortile del castello dove si riunivano i militari e qui c'è anche il pozzo. Questo è il pozzo, ancora si vede lì sotto l'acqua e qui sopra c'è la carrucola che serviva per tirare su l'acqua. E qui nell'angolo troviamo ancora le palle di cannone di diverse dimensioni di cui era dotato il castello e lì si vedono anche le feritoie che abbiamo visto prima dalle cantine, le feritoie che servivano per la difesa del castello, che puntavano verso la porta che è lì dietro, una delle porte principali di accesso al castello. Qui suppongo, visto questi cerchi concentrici,
che probabilmente era un, non so, un qualcosa tipo acque termali dove si sedevano in circolo, però è una supposizione mia perché non c'è nessun cartello e nessuna indicazione. Dal cortile si entra qui nella parte padronale del castello. Seguitemi. Il pavimento è medioevale, del 1400, tipico pavimento del Medioevo. Cominciamo a vedere degli affreschi, perché qui siamo proprio nella parte del proprietario del castello, quindi è pieno di affreschi. Questo è quello che rimane. Guardate l'altezza delle porte. Io sono 1,83 m, ma nel Medioevo erano tutti piccolini, quindi erano tutti più piccoli di me. Guardate, questa sarà, non arriva a 1,90 m questa porta. Continuiamo a salire fino al secondo piano. Queste sono le vetrate che danno sul cortile interno. Qui c'è un secondo piano, ma è chiuso, quindi non possiamo entrare. E saliamo, andiamo al terzo piano. Qui siamo al terzo piano del castello, c'è questa sala. Dove ci sono ancora dei mobili della epoca, vediamo questo tavolo quadrato con delle sedie in pelle. È una bellissima, delle bellissime credenze antiche del Medioevo. Questa sala è l'ultima, guardate il tetto, tutto in legno. Questo possiamo dire che era il piano attico, perché qui fuori ci sono tutte le mura merlate con le feritoie difensive che adesso vedremo. È un bellissimo mosaico qua con raffigurante un pesce. Qui siamo nella parte merlata del castello con il pavimento medievale. Se vedete, per portare su le palle di cannone c'era la scalinata, quella che vi dicevo prima, dove non ha scalini, ma si poteva salire col cavallo e con le carriole per portare su le armi. Questo è il muro merlato con le feritoie per sparare. Vedete? Da sotto si mette l'arma e sopra si guarda. Quindi qui è tutta zona difensiva per il castello. Se guardate, uno si poteva nascondere anche dietro questo merlo per guardare cosa succedeva fuori. Qui siamo sopra una delle torri.
Questa è una delle tre torri del castello dove ci potevano stare, guardate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 soldati che puntavano in tutte le direzioni del castello, perché il Medioevo era un'era molto pericolosa e chi era una famiglia nobile, potente, aveva bisogno di decine e decine di uomini per difendere la ricchezza che aveva. Qui al castello di Giulio II, passare su tutto il tetto difensivo e si arriva alla terza torre, che è quella più alta di tutte, perché il castello ha forma triangolare e questa torre è ancora più in alto, in modo da poter vedere più in là. L'ultima torre, quella più alta, da cui si accede attraverso il tetto, e vediamo per esempio dei graffiti come questo sul muro. Questi sono dei graffiti con queste scritte del Medioevo. Entriamo nella torre, guardate la porta originale del castello. Qui c'era il camino, una porta dove probabilmente c'era l'accesso anche interno, si scendeva giù nel castello, e poi si sale, ma purtroppo l'accesso è vietato, qui si sale ancora di un piano, probabilmente non è in condizioni di essere visitabile. Allora, questo è quello che rimane di un ponte levatoio, perché questa torre che abbiamo appena, la torre che abbiamo appena vista, era isolata con un fossato e per entrare c'era un ponte levatoio, rimane solo questa parte del ponte. Quindi originariamente, dopo, nella prima versione del castello, si accedeva alla torre con un piccolo ponte levatoio e serviva per... Va bene, ciao a tutti, spero che vi sia piaciuto il giro del castello. Chiudi pure, Gioia.